Enzo, Enzo l'ha detto molto bene, noi abbiamo dei motivi in più a Roma per essere in piazza, perché nonostante un aumento dei costi, l'inflazione delle materie prime e quindi l'esigenza di rafforzare un sostegno a Roma agli enti locali che oggi è al di sotto delle possibilità e di quello che è necessario, questo governo, dopo tanti anni in cui ciò non avveniva, ha deciso invece di percorrere la strada dell'austerity e dei tagli ai comuni e alle regioni, tagli pesantissimi, pesantissimi. Si è deciso di tagliare 200 milioni a una parte dei comuni, e questo significa che su Roma ci sarà un taglio davvero, davvero insostenibile, un taglio che noi non possiamo accettare, un taglio di più di 25 milioni se si considera il mancato adeguamento, che significa meno risorse per i servizi, meno risorse per i trasporti, meno risorse per i più deboli, meno risorse per questo lavoro invece di ricucitura delle fratture sociali e territoriali di questa città che noi abbiamo deciso di mettere al centro della nostra azione. E noi quindi dobbiamo dire una cosa molto semplice: no, non è accettabile, noi non ci stiamo, noi saremo in piazza per dire niente tagli ai comuni, più risorse per le politiche pubbliche.